Buongiorno a tutti, oggi sempre con Elena vi vogliamo raccontare di quello che è stato un output che è venuto fuori durante il corso delle missioni e del progetto che inizialmente non era previsto. Diciamo che dalle prime analisi e dalle prime interviste fatte è emerso come la musica e di conseguenza la radio abbiano un ruolo chiave all'interno dei meccanismi di comunicazione e diffusione dei messaggi. Quindi con Elena, durante la prima missione di maggio, abbiamo chiesto esplicitamente di contattare e iniziare un dialogo con alcuni musicisti locali. Elena, magari ci racconti com'è stato il primo contatto con il gruppo Chiraconò, quali sono state le cose emerse e le varie disponibilità da entrambi i lati? Allora, come già dicevamo anche la volta scorsa, noi prima ancora di partire abbiamo chiesto di poter incontrare appunto i musicisti e le radio locali, proprio perché, come dicevi tu, sono dei canali di diffusione di messaggi molto importanti, insomma, in certi contesti. Quindi grazie alla ONG locale Letonus, siamo riusciti a organizzare un incontro presso una radio locale che ha diffusione in tutta la zona più o meno di Catì, quindi dove eravamo a lavorare, e grazie a quella radio e al contatto con Letonus siamo riusciti a incontrare un gruppo che fa reggae. Quello per noi era in realtà un incontro proprio per capire, insieme alla radio e insieme ai musicisti, più o meno anche quello che è il loro lavoro e quali messaggi comunicano sul tema della migrazione. Quindi era più che altro un confronto, un po' come abbiamo fatto appunto durante tutta la missione con molte delle realtà locali, proprio per capire un po' quale fosse il contesto in cui stavamo andando a lavorare. Poi in realtà con il gruppo Chiraconò, che appunto sono quei due ragazzi che fanno reggae in Bambara, è nata una buona collaborazione, perché in primis loro si sono resi disponibili per provare a creare un pezzo, no? Un pezzo musicale che avesse alla base il messaggio che poi sarebbe stato costruito durante tutta la missione, per farsi portavoce in prima persona, no? Volevo sottolineare come da subito, dal momento della scrittura del progetto, si è identificato la radio come un mezzo di diffusione del messaggio. E quindi sono state identificate attraverso l'ONG e un'agenzia di comunicazione maliana tre radio locali diventate partner del progetto che per tutta la durata di Award Mali hanno diffuso gli spot radio e hanno creato dei momenti di sensibilizzazione all'interno di alcune trasmissioni che loro già realizzavano, quindi sulle tematiche della migrazione. Il ragionamento è stato: ma perché non proviamo a produrre una canzone, che veicoli i messaggi che sono presenti nella campagna e attraverso una canzone che passa in radio e un videoclip dedicato, che quindi da diffondere con YouTube, amplificare ulteriormente i messaggi. Così nei mesi successivi, durante poi anche l'incontro che c'è stato a novembre, abbiamo un po' ragionato con loro su quello che poteva essere delle modalità operative, per cui con tutte le difficoltà del lavoro a distanza, abbiamo provato a ipotizzare come procedere passo passo. Detto questo, con loro abbiamo un po' ragionato su quello che poteva essere i messaggi da dire, quindi abbiamo lavorato con loro alla identificazione dei messaggi, ma abbiamo lasciato comunque carta bianca a loro sulla modalità, nel senso che l'espressione artistica del gruppo ovviamente doveva venire fuori perché loro dovevano farsi portavoce del proprio messaggio. E, Elena, magari ci racconti un
un po' come è stato il processo che ci ha portato a scrivere la canzone, e poi soprattutto il saggi da un lato è l'incontro in cui abbiamo definito cosa poi effettivamente fare. Allora, sì, il punto di partenza appunto è stata l'intervista e nei mesi, quelli dall'anno scorso all'ultima missione di febbraio, sono stati uno scambio proprio anche via mail, no? Di quali fossero i contenuti della campagna e questi passaggi venivano condivisi con Kira Konò, che in qualche modo ci ha messo il suo appunto, no? Quindi è stata una scrittura dei testi a più mani, no? E questo forse è anche quello che ha contraddistinto tutto il progetto, cioè riuscire a creare dei contenuti che fossero condivisi e partecipati da tutti gli attori coinvolti, no? E il testo della canzone ha anche subito degli arrangiamenti in corso d'opera. C'è stata la possibilità da parte di Giusti Eventi di condividere il proprio pensiero e la richiesta anche di rimodificarli e trasformare quel messaggio in un messaggio che non fosse di vi aiutiamo a casa vostra, che è poi la narrazione a cui siamo abituati purtroppo qua in Europa, ma di trasformare quel messaggio che per loro però ha un certo significato e vuol dire determinate cose che non sono le stesse gli stessi significati per noi, e farlo diventare un contenuto in cui veramente tutti ci si riconosce, no? Quindi sia chi lo realizza, quindi chi lo canta, chi ha creato i contenuti insieme a chi lo canta, ma anche poi chi lo riceve, per cui un messaggio che arrivi effettivamente ai giovani maliani e meno giovani maliani, a chi ascolterà la radio, ma anche eventualmente a chi lo ascolta qua in Europa, no? Per cui un contenuto che effettivamente tocchi il tema del rischio dell'immigrazione clandestina e l'importanza anche di costruire delle opportunità nel paese d'origine, però che sia adatto all'ascolto di tutti. Sì, diciamo che questo messaggio necessitava ovviamente della creazione di un videoclip originale. Abbiamo notato sia sulla base delle ricerche di Ismu iniziali, sia su quelli che sono stati i momenti di confronto da parte nostra nelle prime missioni, un utilizzo da parte di giovani e meno giovani dello smartphone e della ricerca delle canzoni, quindi della fruizione della musica attraverso YouTube. I ragionamenti fatti sono stati quelli di costruire un video e realizzarlo durante l'ultima missione, grazie al preziosissimo aiuto di Maurizio Schmidt di Farneto Teatro. Mi ricordo benissimo, come se fosse oggi, quella cena, Maurizio e Mimma, con Kira Konò e il loro manager, era presente anche Simone Foresi, project manager di Howard Mali della ONG Tamat, una riunione di gruppo per capire come costruire questo video. Magari Elena, se ci racconti un attimo cosa è successo durante quella riunione, cosa è emerso, e così poi in chiusura di questo podcast facciamo vedere il video. Sì, anche quella cena è stato appunto un momento davvero molto di costruzione partecipata, no? Di un qualcosa che forse ancora non si sapeva bene nella testa di nessuno che cosa potesse poi diventare, però effettivamente erano come se ci fossero tre sottogruppi, no? All'interno di uno stesso gruppo, ognuno comunque con una propria fantasia di realizzazione. E noi di Giusti Eventi con Maurizio e Mimma di Farneto Teatro abbiamo portato un'idea di quello che poteva essere il videoclip, no? Il testo della canzone praticamente parte il monito, no? Non viaggiare per le vie irregolari, insomma, di stare attenti, di non credere a tutto quello che viene detto, di fare di rimanere a casa perché nel deserto, nel mare, insomma, ci sono una serie di rischi che poi sono appunto i contenuti più generali della campagna, e poi si sposta il testo della canzone sulla bellezza, no? Che offre il mare, su anche quelle che, seppur poche, sono le opportunità nel paese d'origine. E noi ci eravamo immaginati un certo tipo di
di video, quindi un racconto tramite immagine di un certo tipo, e loro partivano da un'altra idea, no? La cosa veramente molto bella è stata che il contenuto finale, che poi appunto vedrete, quindi non spoileriamo subito, è stato un mettere insieme tutti i pezzi, no? E un ascolto soprattutto di tutti coloro che portavano un'idea, perché per esempio dal mio punto di vista è stato molto riuscire a mettersi in ascolto di ciò che portavano i Kirakono rispetto per esempio all'ingaggio da parte dei giovani all'interno del videoclip, quindi da parte della scuola, una scuola che tra l'altro poi si è resa super disponibile per la realizzazione del videoclip, perché dal loro punto di vista era cioè una modalità per entrare già subito, no? In contatto anche con la realtà di quelli che poi sono gli eventuali giovani che emigrano. Per cui il video è diventato davvero un po' costruzione che ha messo insieme però forse i pezzi di tutti, no? Quindi come è stato per il testo, come è stato per la campagna, riuscire a creare un video in cui tutti si possono riconoscere, no? Poi i giovani maliani che appunto vanno su YouTube, cercano, come dicevi tu Paolo, un testo, un video e trovano un prodotto che gli passa qualcosa, non soltanto per il testo, ma anche per le immagini. Anche qui le riflessioni sarebbero infinite, i racconti, gli aneddoti sarebbero infiniti e ricchi di situazioni, sensazioni ed emozioni che abbiamo vissuto in questo, nello specifico nella parte di questo output di progetto. Però credo che la canzone racconti bene e si percepisca attraverso le immagini, visto che sono immagini che abbiamo girato direttamente noi, com'era la situazione e com'è il racconto di questa canzone. Faccio partire la canzone e poi per il resto grazie dell'attenzione e grazie a Elena della disponibilità. Buona Grazie a voi, grazie a te Paolo. giornata. Ciao, buona giornata. Bala Jabate on a beat. Kirakono. Koski Mogoni. Mune batu ametatu mala. Kasabele banga jamana kono. Mune batu ametatu mala. Mie bareke ibita soro. Mune batu ametatu mala. Viki jesi li faso bai kono. Nekerpa, belespa, le bonen. Epe de kwa. Immigration, o kera kungoye. Beko funga takache. Katatoye, ko warite, barate. Beko funga fuye. Kefenye, kefenye, ko besoro yende. Alaba ni me cloche, ika revu beke fuye. Faso sege kafsa, ni tunga nyani maguroye. Bona tauta, dowe salaba to kono. Tuabu be kulela, uka faso kono. Bona flini kele ya, obe dezer kono. Ima libi kawye, ube kololo kono. Espaini, Italy, dobe kaso kono. Iche sirika barake, herebe faso kono. Mune mato, ame tatu mela. Sapere mamma chiama la cono, mi ne vado a metà tu mala, mi è pare che hai vita solo, mi ne vado a metà tu mala, mi dice se mi passo da in cono, le perpa, le lespa, le buone, le prende qua. Chantoya, a me metà tu mala, cametà muneke, chantoya, a me metà tu mala, cametà warengini, e conosci io, a me metà tu mala, cametà yerengini. Netarane aye kojima hi aye mo jamantum netarane aye tunkama hi ati dambe don netita tungana beka ni faso la netita tungana bara ba faso la netita tungana jamana mako pampe de la opportunité existe beaucoup d'efforts consentis pour la cause La cause de la jeunesse en Afrique, le bonheur est si près de toi, il suffit juste de croire, ne dis pas que t'as pas le choix, ton avenir dépend de toi.
Bala chiamate o